Questo programma è offerto da c'è troll in rosso abbandonato ed ecco che inizia a diffondersi la paura. Scatta così ieri l'allarme bomba in pieno centro a Palermo, in via Gregorio Ugdolena, angolo via Libertà, dopo il ritrovamento della valigia in questione abbandonata a se stessa lungo le strisce pedonali. Sul luogo, che è stato transennato per ovvi motivi di sicurezza, sono entrati in azione gli artificieri dei carabinieri, i vigili del fuoco e un'ambulanza. Sono stati inoltre rimosse con il carro attrezzi le automobili parcheggiate in sosta in prossimità dell'incrocio in questione. È bloccato il traffico nella zona e nelle vie limitrofe. Fortunatamente al suo interno la valigia rossa conteneva soltanto dei vestiti, facendo così rientrare l'allarme. Intimidazione per mano di ignoti nella notte a cavallo tra domenica e lunedì a Partinico. Ad essere colpito è stato il terreno dell'ex consigliere provinciale Vincenzo Provenzano, noto diabetologo e primario del locale ospedale civico. Circa 70 gli alberelli di ulivo che sono andati distrutti dalla crudeltà dell'uomo. Del podere si occupa il figlio Gianlivio, assessore comunale alle attività sociali del paese. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di polizia di Partinico, per arrivare così al reale motivo che ha spinto gli ignoti a compiere questo atto di intimidazione. A soli 4 anni già vittima di un'ingiustizia. Almeno questo è quanto affermano i genitori di un bambino di Capaci che dopo 2 settimane dall'inizio della scuola materna si sarebbero sentiti dire dall'insegnante che il piccolo non risulta iscritto. La scuola per l'infanzia fa parte del circolo didattico Alcide De Gasperi di Capaci, già frequentata dal bambino da ben 2 anni consecutivi. Pare infatti che nella segreteria della scuola non risulti il modulo di conferma di iscrizione che i genitori sono tenuti a compilare e consegnare entro lo scorso mese di febbraio. Prassi che la famiglia sostiene invece di aver rispettato. Ma niente da fare, la procedura non risulta agli atti della scuola. Il dirigente Vito Cudia ha ricevuto la documentazione di doppia conferma per chiedere l'ammissione. Lo stesso dirigente assicura che non ha alcun problema a rimettere il piccolo a scuola. L'importante è che la documentazione presentata confermi quanto affermato dai genitori, che effettivamente si ritrovano ad affrontare una situazione complessa. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. A
cavallo della notte di sabato 4 e la mattina del 5 ottobre una triste vicenda è accaduta all'altezza della contrada Baccarizzo, sulla strada che conduce al centro abitato di Alimena. Una ragazza 34enne del luogo stava viaggiando in macchina in direzione del paese, quando si accorge che un pedone dal ciglio della strada le chiede di dargli un passaggio fino al paese. La ragazza, piena di buone intenzioni, lascia che lo sconosciuto salga in macchina. Dopo pochi metri, però, Paolo Antonio Vazzano intima alla donna di fermarsi immediatamente e, dopo averla minacciata, comincia a malmenarla. La giovane vittima inizialmente ha cercato in qualche modo di difendersi, venendo in ogni modo sopraffatta dalla violenza dell'uomo, che a quel punto, impossessato di due cellulari appartenuti alla vittima, fugge verso il paese di Alimena. La giovane vittima dell'aggressione, nonostante lo spavento iniziale, è riuscita a contattare i carabinieri al 112 dal pronto intervento, chiedendo soccorso. Dopo il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Petrarca Sottana, alla giovane vengono prognosticate le seguenti lesioni non gravi: trauma cranico e non commotivo, trauma addominale, escoriazione al torace, al gomito sinistro e ginocchio sinistro, trauma contusivo gomito e ginocchio sinistro, escoriazione al viso e al collo. Immediatamente le forze dell'ordine cominciano una vera e propria caccia all'uomo, culminata positivamente alle ore 15 di domenica 5 ottobre, quando i militari trovano il 37enne mentre si incamminava a piedi per un viottolo del suo paese, forse nel tentativo di raggiungere un altro luogo dove nascondersi. L'uomo, una volta beccato, è stato bloccato e condotto presso la caserma di Petrarca Sottana, dove è stato dichiarato in stato di arresto con l'accusa di rapina aggravata. Immediato intervento da parte dei vigili del fuoco ieri a Palermo a causa dei crolli nel centro città. Piovono infatti calcinacci dai portici di Piazza Ungheria. I vigili sono intervenuti sul posto intorno alle 11 di ieri mattina per garantire la sicurezza dell'area dopo le tante segnalazioni da parte dei cittadini. Secondo un primo sopralluogo non sono stati individuati danni strutturali, ma il tutto è stato semplicemente causato dalle forti piogge che hanno investito la città in questi giorni. Un grande gesto di solidarietà, anzi doppio. Siamo a Castelbuono, nel cuore delle Madonie. Protagonisti della vicenda un barbiere castelbuonese, un imprenditore madonita e una promozione speciale. Partiamo dall'inizio. Il gruppo Giaconia, proprietario dei supermercati affiliati Conad, ha deciso di regalare 200 kg di pasta al primo acquirente del suo nuovo store a Castelbuono e a Campofelice di Roccella. Il fortunato di Castelbuono è stato Angelo De Maggio, che ha deciso di destinare l'intero premio in beneficenza. Queste le sue parole: «Ho fatto il barbiere per 40 anni e tanto volontariato. Conosco bene Castelbuono e le persone che hanno bisogno e ho sempre cercato di aiutarle nel limite delle mie possibilità. Ricevere tutta questa pasta è stato emozionante, mi è bastato il gesto da parte di Giaconia, ma ho pensato che sarebbe stato meglio condividerlo con chi sta meno bene degli altri». Francesco Giaconia, piacevolmente sorpreso dal gesto del signor De Maggio, ha allora deciso di regalare ulteriori 200 kg di pasta, riuscendo ad aumentare il numero di famiglie coinvolte e il peso del gradito gesto. L'imprenditore a tal proposito dichiara: «Un grande uomo e un gesto così solidale ci dimostra ancora una volta come le Madonie siano sempre pronte ad aprire le braccia e per questo abbiamo deciso di donare, insieme al signor Angelo, 400 kg di pasta per far sì che la bella opera di bontà da parte di quest'uomo venga premiata». You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Sì.
Sabato 4 ottobre è stato un momento storico per il piccolo museo dell'acciuga di Aspra, che è stato inserito nel circuito delle vie dei tesori. Le vie dei tesori nasce nel 2006 da un'intuizione: aprire alla fruizione della cittadinanza luoghi normalmente chiusi all'Università di Palermo, che ha uno straordinario patrimonio di tesori di arte, scienza e natura. L'obiettivo è far parlare questi tesori riempiendoli di talk, spettacoli, incontri, mostre legati alla loro identità, alla loro storia e alle loro suggestioni. Ieri, lunedì 5 ottobre, ha avuto il via il campionato regionale WISP di corsa su strada del 12° Memorial Luigi Zarcone, campione villabatese scomparso nel 2001. La manifestazione è stato frutto di un laborioso lavoro coordinato dal comitato organizzatore della SDSC Luigi Zarcone Corre e la Lega Atletica WISP Sicilia. La cerimonia di premiazione è stata fatta in Piazza della Regione a Villabate, a cui erano presenti il sindaco dottor Francesco Cerrito, il campionissimo di Altofonte Totò Antibo. La premiazione è stata allungata fino al 6° classificato, raddoppiando di fatto i premi consegnati. La manifestazione ha chiuso a livello europeo la settimana Mu Week ed è stata valida come prova ufficiale del partecipato circuito regionale BioRange Grand Prix Wispy Trofeo Tecnica Sport di Adora. Continuano i festeggiamenti in onore della Madonna del Lume. Ieri, lunedì 5 ottobre, intorno alle ore 15, qualche ora prima della processione, il quadro di Maria è stato prelevato dall'altare da una folla di fedeli che, passandolo di mano in mano, lo hanno fatto giungere al centro della chiesa per la deposizione sulla vara. Questo momento è stato accompagnato dalle grida di invocazione, acclamazione e lode alla Madonna, innalzate da un soggetto a cui la folla rispondeva. La vara su cui è stato posto il quadro è stata portata in processione per le vie del paese dai portatori della vara. La processione è terminata con il ritorno in chiesa, non prima di essere passata dal porto e dallo scalo dove sono stati fatti esplodere dei giochi d'artificio in onore di Maria. Adesso l'appuntamento è domenica prossima per la famosa processione a mare. Questo programma è stato offerto da amici ed amiche del meteo.it, previsioni per martedì 7 ottobre 2014, pressione in aumento al centro-sud ma peggiora al nord-ovest. Ecco il dettaglio preparato da il meteo.it. Al nord nubi via via più diffuse dal nord-ovest verso il nord-est, piogge che conquistano il Piemonte, la Liguria e la Lombardia con precipitazioni abbondanti in Liguria anche con il rischio di nubifragi sul genovese, piogge fin verso il Veneto occidentale ed in tarda serata sulla Venezia Giulia, ma più asciutto altrove. Al centro aumentano le nubi sulla Toscana raggiunta da qualche pioggia sui settori costieri e settentrionali, prevale il bel tempo altrove. Raggiungiamo il sud, ultime nubi con deboli piogge interessano ancora il Salento, bel tempo soleggiato altrove. I venti soffiano tutti debolmente e dai quadranti meridionali, locali rinforzi sul Mar Ligure. Temperature previste minime in diminuzione con valori compresi tra i 12 e i 19 gradi su tutto lo stivale. Durante il giorno ci attendiamo invece 15-23 gradi al nord, 22-25 gradi al centro e fino a 26 gradi al sud. Il meteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.
Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 7 ottobre. Si ricorda la Beata Vergine Maria del Rosario. Il nome Maria deriva dall'ebraico Miriam. Molte le ipotesi sul suo significato. La più accreditata propone un'origine egizia e il significato di amata o amore. Dice il proverbio: ottobre, dentro al tino si fa bollire il vino. Sono nati oggi Niels Bohr, Vladimir Putin, Lapo Elkan. Il 7 ottobre 1913 Henry Ford introduce nei suoi stabilimenti la catena di montaggio. Il tempo di produzione di un'autovettura si ridusse da 12 ore ad una sola ora. Nel 1948 nasce l'idea del codice a barre, un insieme di elementi grafici grazie al quale fu possibile automatizzare le operazioni di cassa. Infine, il 7 ottobre 1982 a Broadway apre il musical Cats, che chiuderà soltanto nel settembre del 2000. Paolo Coelho ha detto: sembra che tutti abbiano l'idea esatta di come dobbiamo vivere la nostra vita e non sanno come devono vivere la loro. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 7 ottobre. Ariete, vorreste mollare un'iniziativa nella quale avete già impegnato tempo e anche molte risorse, solo perché all'improvviso vi coglie qualche dubbio. Essere precipitosi in questo frangente è l'ultima cosa da fare. Riflettete e confrontatevi con un esperto. Toro, un pizzico di stanchezza dovete metterla in conto, con Marte indifferente che vi lascia un po' a corto di energie. Anche le motivazioni scarseggiano, niente di cui preoccuparsi comunque. Avete i giusti appoggi per cavarvela egregiamente. Gemelli, siete nervosi, irritabili eppure un po' aggressivi. Familiari, colleghi, superiori, oggi non guardate in faccia a nessuno e agite seguendo l'impulso. Inutile dire che le conseguenze saranno pesanti, vi lasciate alle spalle un mucchio di macerie fumanti. Cancro, i pianeti sono ancora abbastanza generosi con voi. Le quadrature di Venere e Urano si fanno sentire, ma avete ottime frecce al vostro arco. Quindi prendete bene la mira e passate all'azione. I risultati alla fine sorprenderanno anche voi. Leone, state attraversando una fase abbastanza complessa e problematica che potrebbe scatenarvi dubbi su tutte le scelte fatte in questo periodo. Non cadete nella tentazione di mettere in discussione tutto e tutti. Rischiereste di perdere la bussola. Vergine, l'opposizione della Luna da ieri in uno sfavorevole segno di acqua, unita alle disarmonie di Marte e Nettuno, complica un quadro già delicato. Non abbandonarsi all'onda degli eventi è l'imperativo categorico, mantenete il timone saldamente in mano. Bilancia, a complicare la situazione potrebbero contribuire alcune preoccupazioni di natura economica e l'opposizione Sole-Luna non vi aiuta di certo. Non siete nello stato d'animo adatto per effettuare scelte importanti e decisive, meglio aspettare. Scorpione, travolgente questa luna in trigono, in ottimi e proficui rapporti anche con Mercurio, Saturno e Nettuno. Niente è al di fuori della vostra portata, nuove capacità e inedite motivazioni vi spingono a compiere importanti, forse drastici rinnovamenti. Sagittario, la luna è sempre in antipatica quadratura dai pesci, ma non dipingetela più nera di quanto in realtà non sia, siate più obiettivi. In fondo, con Venere, Marte e Giove dalla vostra, di motivi per consolarvi ne avete a bizzeffe. Capricorno, continuate a segnare punti a vostro vantaggio, passando di successo in successo. L'unico rischio è quello di suscitare l'invidia altrui, reazione comprensibile se continuate a vantarvi delle vostre imprese con chiunque vi capiti a portata. Acquario, vedere concretizzare le vostre aspettative, almeno sui tempi brevi, non appare molto probabile. Per ora puntate sulle piccole cose di tutti i giorni. Per degli idealisti come voi è un grosso sacrificio, ma in questo momento non potete fare altrimenti. Pesci, i pianeti sono molto disponibili con voi. Che vogliate realizzarvi sul lavoro, puntiate sulla vita privata, sarete comunque accontentati. Tante interessanti le nuove conoscenze, spetta solo a voi decidere se e quanto approfondirle.